Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Non ne avete visti per qualche settimana perché non c'era niente di interessante da comprare e quello che avevo già comprato non era ancora arrivato. Oggi iniziamo con questo che mi è arrivato appunto ieri, che per voi alla fine è una settimana fa. E qui sotto ho già 1, 2, 5 vinili che saranno probabilmente 4-5 video. Mi sono arrivati letteralmente tutti il solito giorno. Li ho comprati praticamente in tre momenti diversi e sono arrivati tutti insieme. Adesso inizio, li registro, edito, carico e per 4-5 settimane dovremmo essere a posto. Vediamo poi se esce qualcos'altro. Probabilmente avete notato che ho rallentato un po' a comprare vinili perché davvero, cioè, piuttosto che comprare roba che poi magari non ascolto manco una volta, sto valutando un po' meglio cosa comprare. Qualcosa lo comprerò comunque per farci il video, però piuttosto che comprare delle merdate, cioè un minimo mi deve interessare, deve avere un senso. Oggi abbiamo questo qua piccolino, Universal, è un 45 giri. Mi avete chiesto se avrei o meno fatto questo video, l'ho fatto. Mi avete anche chiesto se era Rosa Chemical o Lazza. Avete visto dal titolo? È Rosa Chemical. Non potevo non comprarlo. Allora, ve lo faccio vedere, ma in realtà non potrò farvi vedere niente perché sennò il video viene cancellato in un secondo. Ecco il vinile, lo tengo qui immobile almeno con la censura faccio prima. In copertina c'è Alex Mucci nuda. Il singolo di Sanremo, che era bello, ha avuto un successo della Madonna perché tutti ne hanno parlato. Vi ricordo che io conosco Rosa Chemical, lo ascolto da PPP, il freestyle famoso, che ce l'aveva suggerito il mio amico. Ci aveva mandato sto video dicendoci guardate un po' sto qua e ci è rimasto un po' nel cuore. Poi infatti quando è uscita Polka, praticamente l'ho ascoltata il giorno dopo che è uscita ad aprile del 2020. Praticamente la copertina è lei nuda con un crocifisso in mano, una specie di natura morta con tutto mandarini, pasta, pizza, olio, pane, fiori, frutta, che effettivamente è proprio il made in Italy, no? Un po' tutto quello che è nell'immaginario dell'Italia. Buon cibo, belle donne, la chiesa e tutto un po'. Dietro invece è una tovaglia rosa proprio in stile trattoria italiana. Purtroppo ho già visto il vinile perché mi è capitato in una storia. Questo invece posso farvelo vedere, è censurato. Eccolo qua, rosa con un piatto di pasta che devo dire non è molto invitante come piatto di pasta, un po' secco, con appoggiato sopra un bel dildo rosa, comunque anche autografato. E volevo tenere la pellicola di protezione, ma sembra che deforma tutta la cover, quindi direi che è meglio toglierlo. Diciamo che potevano farla un po' meglio la bustina qua, però. E comunque di Rosa Chemical ho anche i due Forever e Forever and Ever, che se non l'avete visti, vi faccio vedere velocemente adesso. Era proprio carini da avere come CD. Questo in realtà l'avevo richiuso. Ci avevo fatto il video di questo dedicato e di questo in un altro unboxing più generico, tipo, se non ricordo male. Forse no. No, forse questo l'ho fatto vedere solo nella collezione. Invece di questo l'avevo fatto vedere, mi era arrivato rotto, infatti ci ho cambiato la cover, se non ricordo male. E Rosa Chemical mi aveva scritto su Instagram. Quindi grazie Franco. Questo è il primo vinile suo. Ho anche quello di Tananai in cui c'è il feat con Rosa Chemical, sempre di Sanremo. Diciamo che i 45 giri di Sanremo non è che proprio siano una cosa utilissima, però in questo caso è carino, a parte la copertina e tutto un po'. È carino perché è la prima volta che su vinile, eccetera, eccetera. Chissà se adesso uscirà un album. Ha annunciato invece il tour. E ho già preso i biglietti per i magazzini generali. La prima data annunciata che è andata sold out e poi ha aggiunto quella, la seconda il giorno prima. Quindi se ci siete, scrivetemelo sotto qua o su Instagram il Vergas Collection, la seconda, cioè la prima data che è il secondo giorno in realtà. Mi immagino già tutti quelli che saranno lì per Made in Italy e si ritroveranno Polka. Passiamo all'ascolto, breve ma intenso. All'interno della testa di Rosa Chemical con uguaglianza, smalto, piedi, mascara, l'etichettabile, le mani a tempo se volete più amore. Thank you.
parlare invece del singolo in sé, l'ho ascoltato poche volte, tipo 4-5 volte forse. Ha un ritornello molto orecchiabile che ti rimane in mente, no? Made in Italy, il sesso, made in Italy, l'amore. Cioè, è carino. Mi è piaciuto il pezzo in cui fa tutto. Tipo quel pezzo lì così. Anche la prima strofa mi piace come la canta, tipo il flow. Diciamo così, non è proprio flow da rap, ma vabbè. Tutto sommato, un bel singolo da Sanremo. Preferisco altre sue canzoni, come possono essere le tre Polka, Bohème, Britney, oppure Exodia, slash un tot, anche Life che è nella repack. Poi in realtà, vabbè, di Forever erano praticamente tutte bellissime. Cioè, forse preferisco tutto questo CD a Made in Italy, ma ovviamente è stata fatta per un determinato pubblico e un determinato scopo. E direi che c'è anche abbastanza riuscito, visto che tantissimi boomer l'hanno apprezzato, cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Vi lascerei il link di Amazon in descrizione, ma è sold out sul sito di Universal e non so se faranno una copia non autografata su Amazon. Quindi per stavolta non trovate niente, però se cliccate da uno dei link sotto, tipo per supportarmi o come, non mi ricordo come si chiama, vi rimanda ad Amazon e se comprate da quel link aiutate per i vinili. Sapete quei video in cui vi faccio scegliere 4 vinili e ci faccio l'unboxing, l'avete pagato, scelto voi, tutte quelle cose lì? Più lo fate, più video ci saranno. Nei commenti ditemi cosa ne pensate del singolo del 45 giri di Rosa Chemical, se vi aspettate un album, qualsiasi cosa. Lasciate mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!